Nonostante le difficoltà affrontate durante la pandemia, l'Italia si posiziona al 25° posto nella classifica dei paesi più felici del mondo, dimezzando. Oggi vi racconteremo della storia di due fratelli, Lello e Angela, residenti a Bari. I due vivono insieme in un appartamento molto trascurato, in cui il disordine fa da padrone, insieme ad animaletti vari come roditori e insetti. Un giornalista di un quotidiano locale, Antonio Loconte, ha deciso di aiutarli e di far ristrutturare la casa. Hanno voluto portare buone notizie, raccontare storie e le proprie passioni per dare speranza e vicinanza in un tempo in cui il Covid ha spezzato legami, allontanato le persone, isolando spesso i più fragili. È quello che hanno fatto studenti dell'Istituto Superiore di Pistoia Filippo Pacini, ideando e realizzando video da far arrivare a persone anziane. Mostrando immagini, video e anche portando la nostra voce per sentirli vicini e per farli conoscere nuove cose. Le opere di misericordia del fregio dell'antico ospedale del Ceppo, l'anno santo giubilare Jacopeo che Pistoia vive nel 2021 in onore del proprio patrono, il pellegrinaggio, alcuni dei temi trattati, temi al centro del programma di religione portato avanti dalla professoressa Beatrice Jacopini. Io sono un grande appassionato di camminate e quindi mi è piaciuto molto poter parlare di questa cosa e farla arrivare anche a più persone. In una situazione di pandemia mondiale dove, se vogliamo, gli anziani sono quelli più soli, è gratificante e appagante sapere che con un semplice ma piccolo gesto riusciamo a strappare un sorriso e a far divertire, se vogliamo, persone che sono fondamentalmente sole. Può rappresentare per loro un po' un viaggio nella mente, perché appunto non possono magari essere fisicamente pronti per un pellegrinaggio, però comunque con la mente possono comunque cercare di affrontarlo e di viaggiare con la mente. I video, grazie alla collaborazione con la locale sezione dell'associazione Anteas, arrivano così ogni giorno puntuali sui cellulari degli iscritti. Il risultato è stato così un ponte tra generazioni, tra le più colpite per ragioni diverse dall'isolamento prodotto dalla pandemia, avvicinando due mondi che altrimenti sarebbero stati ancora più distanti. Tutti i giorni alle 6:30 l'associazione manda un video ai suoi iscritti che lo votano, poi alla fine degli invii si sceglieranno i tre che hanno avuto più voti e quelli saranno i vincitori, ma intanto avranno un paio di settimane, anche di più, 3 settimane, con questo appuntamento fisso ogni pomeriggio che ormai attendono quasi con ansia, ecco perché sanno che arriverà un video da parte dei ragazzi.